Ormai abbiamo letto tutto il repertorio, quindi oggi procediamo in questo modo. Rileggiamo tutto dall'inizio alla fine secondo l'ordine del programma. Prima di ogni brano ricordiamo le cose che sono un pochino ostiche, le proviamo, o comunque le cose dove ci sono delle cose libere che sono un po' da ricordare, che non sono scritte, le ripetiamo. E poi il brano dall'inizio alla fine, laddove c'è qualche cosa che non funziona, ci fermiamo un attimo e così via fino alla fine. Particolarmente in attenzione merita il calabrone, dove forse daremo un pochino di più, ok? Va bene. Concerto dedicato a Aitanghi, non è proprio dedicato a Aitanghi, ma dedicato a Maestro Cerino, perché qua entriamo nel mondo ceriniano. E il mondo ceriniano non è nient'altro che non suonare. Aspetta, non ce l'ho così. Ma. Tutto. Santo Cirino ha sempre apprezzato il suo talento vesuviano, ma soprattutto una cosa mi ha colpito sempre, che ogni volta che ha deciso di scegliere un repertorio, quello che riusciva alla fine quando si andava a fare un concerto era la musica di Santo Cirino. E anche questa volta il miracolo è avvenuto ancora. Il tango di Santo Cirino andremo a suonarlo domenica pomeriggio, e credo che Sandro sia riuscito con il suo coraggio, la sua curiosità e la sua passione a trasformare questa musica in una cosa che è sua.